Natale si avvicina. Questo è il tempo in cui fervono i preparativi, si programmano gli incontri in famiglia e con gli amici, si compila la lista dei regali. Il rischio è quello però di dimenticare il festeggiato e di come ci presentiamo davanti a lui. Ecco, il festeggiato è particolare, quindi non ha tanto bisogno dei nostri regali, ma vorrebbe darci i suoi regali. In modo particolare il regalo di una vita santa, questa è la sua missione e ci invita a chiedere, ci invita a bussare. Lui è pronto ad aprire, a donare lo Spirito Santo e con lo Spirito Santo tutte le cose buone di cui abbiamo bisogno. E allora bussiamo, bussiamo insieme. In questa ultima parte dell'Avvento chiediamo anzitutto il dono della gioia. Non una gioia superficiale però, legata a qualcosa di effimero, ma una gioia profonda, quella di sapere che il Signore è con noi sempre. La gioia che si radica nella preghiera e che genera anche nelle situazioni più difficili pace e speranza nei nostri cuori. La gioia di vivere nel ringraziamento e non intonando quotidiane litanie di lamentazioni. La gioia di essere collaboratori del Regno di Dio, che come Maria esultano perché già ne vedono le primizie. E proprio insieme con Maria e con Giovanni Battista, l'altro super esperto che ci sta accompagnando verso l'incontro con Gesù, domandiamo un secondo dono, il dono dell'umiltà. A Giovanni le autorità civili e religiose del tempo fanno un vero e proprio interrogatorio, perché tantissimi stanno accogliendo il suo invito alla conversione. E se Giovanni avesse risposto di essere il Cristo o Elia o un profeta, chissà quanti gli avrebbero creduto. Ma Giovanni non cerca riconoscimenti, non cerca la gloria umana, non cerca record di like e di followers. Lui con umiltà riconosce di essere solo una voce che annunzia il Cristo, quello vero, la parola definitiva del Padre, colui che davvero è in grado di trasformare la vita di ogni persona. Ecco l'umiltà, saperci riconoscere per ciò che siamo, con i nostri doni e i nostri limiti, e saper riconoscere se davvero la nostra vita è un servizio gratuito e generoso per amore a Dio e ad ogni persona. La testimonianza di Maria, che il Vangelo dell'Annunciazione riporta nella quarta domenica di Avvento, ci spinge a chiedere un terzo dono, il dono della fiducia. A Maria, giovanissima, viene anzitutto rivolto un invito, guarda un po', alla gioia. Non c'è da temere se Dio fa irruzione nella nostra vita, se si rivolge a noi. E Dio si rivolge a Maria proponendo una missione che lei liberamente accetta, accoglie e la vive per sempre, sino alla fine. E quella missione consente la realizzazione del progetto di salvezza di Dio, un progetto che conduce nel sangue di Gesù alla nuova ed eterna alleanza tra Dio e l'uomo. Lasciamoci trascinare allora dagli esempi di Maria e di Giovanni Battista per accogliere con fiducia il progetto di Dio per noi, senza opporre rifiuti o resistenze che impediscono al suo amore di fruttificare. Il nostro sì, il nostro eccomi, sia generosa disponibilità ad accogliere la sua volontà, a seguire il Signore, a lasciarci educare alla scuola del Vangelo, a crescere nell'umiltà. Quello del discepolo non è un cammino privo di difficoltà, di cadute o di fatiche, ma è un cammino che, accogliendo Gesù, ci porta a vivere nella gioia e ad irradiare gioia intorno a noi. In questi giorni, allora, ritagliamoci del tempo e troviamo il modo di stare un po' in preghiera per prenotare questi tre regali da Gesù. Bussiamo, chiediamogli davvero con tutto il cuore i doni della gioia, dell'umiltà e della fiducia. Buon cammino verso il Natale. Prepariamo la vita.